Ho 25 anni e sono nata e cresciuta in un piccolo paese a 2 ore da Khartoum. È un paese di contadini dove non c'era elettricità fino a 3 anni fa. L'acqua scarseggiava, niente lavatrice, niente frigo e la vita era difficile. Mio padre lavorava nel commercio, poi è andato in Darfur a trovare i genitori anziani ed è rimasto lì 5 anni, finché sua madre è morta. Mia madre e i miei fratelli vendevano frutta e verdura con un carrettino. Sono andata a scuola lì fino alla terza media, poi siamo andati a vivere a Khartoum, a Omdurman. Avevo 16 anni. Abitavamo vicino al mercato. I fratelli lavoravano lì, nell'abbigliamento. A 6 anni sono stata circoncisa. Sono venute a casa due donne che mi tenevano a destra e a sinistra. Hanno fatto una medicina con zucchero e uova. Poi ho dormito per una settimana. Quando avevo 15 anni, mio padre aveva deciso che io avrei sposato un uomo che aveva un'altra moglie e 5 figli. La madre di quell'uomo era la sorella di mio padre. Quando quell'uomo era venuto a casa, non aveva parlato con me, aveva preso il caffè con mia madre e io avevo ascoltato i loro discorsi. Appena mi hanno detto che mi voleva sposare, ho cominciato a piangere e a protestare. Quando l'ho visto, gli ho detto che non volevo e lui ha detto che se mio padre era d'accordo, l'avrei sposato. Per forza. Mio fratello ha detto che il tempo in cui il matrimonio era una cosa da fare per forza era finito. Mio padre allora si è fatto convincere per evitare troppi conflitti in famiglia. Ho 3 fratelli e avevo una sorella che è morta nel 2006 dopo il terzo parto cesareo. Aveva partorito in ospedale, ma aveva dolore e non c'era modo di fargli un'ecografia per capire cosa avesse. Abbiamo cercato un medico, ma non aveva strumenti. Il sistema sanitario pubblico in Sudan è un disastro. Ci sono delle cliniche private dove però tutto si paga. Paghi il portiere quando entri, il letto in cui dorme e anche le medicine. I suoi 3 bambini ora crescono con mia madre. Quando mia sorella è morta, mi è venuto lo schifo per l'Africa e ho deciso di partire per l'Europa. Non potevo avere dei figli in Sudan. Quei problemi aerei che ho, non ce la potevo fare. Nel 2014 sono venuta in Italia con un visto per il ricongiungimento familiare. Volevo andare in Inghilterra, dove vive mio cugino Mohammed, che studia all'università. Suo padre è riuscito a mandarlo a studiare a Londra facendo business di compravendita di automobili dall'Arabia Saudita. Poi sono rimasta qui. Ho sposato un mio cugino. Lo avevo conosciuto su Skype. Ha chiamato un giorno dall'Italia per salutare mia madre. Io ho risposto che lei non c'era. Ha detto che avrebbe richiamato. Quando ha richiamato abbiamo parlato un po'. Alla terza telefonata mi ha chiesto di sposarlo. Mi ha detto che non dovevo rispondere subito. Non l'avevo mai visto, neanche in foto, ma conoscevo sua madre. Ho pensato che dovevo rischiare. Se andava male potevo comunque scappare una volta in Italia. Lui era gentile. Mi ha fatto comprare un tablet da un amico e abbiamo cominciato a usare Skype. Mi piaceva di lui che era puntuale. Non come i sudanesi che ti dicono che ti vengono a prendere e poi arrivano dopo 2 ore. Abbiamo un bambino di 2 anni. Appena arrivata abbiamo preso una casa a Tor Bella Monaca per avere una residenza. Dopo qualche mese siamo andati a stare al 4 Stelle. Mio marito lavora al McDonald's a Termini. Comincia alle 5 del mattino, sta al magazzino. Lui è venuto in Italia passando dalla Libia. In Libia era stato più volte. La prima volta vendeva la verdura al mercato. Poi non guadagnava abbastanza ed è tornato in Sudan. Suo padre ha molte mogli e lui ha tanti fratelli. Ha riprovato a fare il viaggio ed è andata bene. È arrivato a Lampedusa. L'anno scorso sono tornata a Khartoum all'inizio delle proteste. Vedevo la gente fare 5 ore di fila davanti al fornaio. Alcuni si alternavano coi fratelli o altri membri della famiglia. Così è iniziata la rivoluzione. Ho partecipato alla protesta dall'inizio. Andavo con la moglie di mio fratello. Dicevo a mia madre che andavo a fare un documento all'ambasciata e invece andavo ai cortei. Tutto cominciava con una zagruda. Cantavamo, recitavamo slogan contro Bashir. Ricordo i lacrimogeni che facevano bruciare gli occhi e la gola. Quando sono tornata in Italia, ho continuato a seguire le proteste. Mi informavo attraverso Facebook e guardavo Al Jazeera. Sono andata alle manifestazioni organizzate fuori dall'ambasciata. Tutti i sudanesi di Roma ci andavano. Abbiamo anche raccolto dei soldi da mandare al sit-in. Adesso vivo in Italia da 7 anni.
e non sono ancora mai riuscita a mandare dei soldi a casa. A mia madre, che mi manca tanto. Quando vado a casa, dormo ancora con lei.